Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni divina volontà a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella divina volontà. Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti con sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto alla tua mano materna guiderai tutto l'essere mio, perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, e benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Cielo, volume 3, capitoli 41 e 42, 21 e 23 febbraio del 1900. Questa mattina il mio amabile Gesù ha incominciato a fare i suoi soliti indugi. Sia sempre benedetto che comincia sempre da capo. Davvero che ci vuole una pazienza di santo a sopportarlo e bisogna avere a che fare con Gesù per vedere che pazienza ci vuole. Chi non lo prova non può crederlo. Ed è quasi impossibile non avere qualche piccolo cruccio con lui. Onde, dopo aver pazientato ad aspettarlo e riaspettarlo, finalmente è venuto e mi ha detto: Figlia mia, il dono della purità non è dono naturale, ma è grazia conseguita. E questo si ottiene col rendersi simpatico, e l'anima si rende tale con la mortificazione e coi patimenti. O come si rende simpatica l'anima mortificata e sofferente, o come è speciosa. Ed io vi prendo tale simpatia da impazzire per essa, e tutto ciò che vuole le dono. Tu, quando sei priva di me, per amore mio, soffri la privazione che è la pena più dolorosa per te,
Ed io prenderò più simpatia di prima e ti concederò nuovi doni. Questa mattina, dopo aver perduto quasi la speranza che il benedetto Gesù venisse, tutto all'improvviso è venuto e mi ha rinnovato le pene della sua crocifissione e mi ha detto: il tempo è giusto, il fine si appressa, ma l'ora è incerta. Ed io, senza approfondire il significato delle parole che diceva, sono rimasta in dubbio se devo attribuirlo o alla completa crocifissione oppure ai castighi. E gli ho detto: Signore, quanto temo il mio stato che non fosse volontà di Dio. E lui: il segno più certo per conoscere se è volontà mia uno stato è quando uno si sente la forza a sostenere quello stato. Ed io: se fosse tua volontà, non succederebbe questo cambiamento, che voi non ci venite come prima. E lui: quando una persona si sente familiare in una famiglia, non si usano tutte quelle cerimonie, quei riguardi che si usavano prima, quando si sentiva estranea. Così faccio io, ma con ciò non è segno che è volontà di quella famiglia che non la vogliono tenere con loro, né che non l'amano meglio di prima. Perciò statti quieta, lascia fare a me non volerti crivellare il cervello e funestare la pace del cuore. A tempo opportuno conoscerai il mio operato. Allora, approfondiamo questi due capitoletti che parlano da un lato della purezza e dall'altro di un criterio di discernimento molto importante per comprendere se ci troviamo o meno nella divina volontà, evidentemente con alcuni corollari, ecco, non irrilevanti, che ruotano intorno a queste due tematiche principali. Ecco, anzitutto, po' partendo anche dalle considerazioni che fa Gesù al termine del secondo capitolo, quindi la familiarità che si instaura tra Gesù e l'anima, fa certamente un pochino di stupore sentire Luisa esprimere termini come questo, cioè con Gesù ci vuole una pazienza, che pazienza che ci vuole. È quasi impossibile non avere qualche piccolo cruccio con lui. Quindi, la reazione, insomma, che si prova dinanzi a queste espressioni, credo, almeno così è per me, è un certo, come dire, sorriso stupito. Guarda questa anima. Come che tasso, che grado di familiarità ha con Gesù? Cioè, il motivo per cui Luisa dice questo è molto semplice, si capisce, no? Ogni volta che comincia un capitolo, vedo che Gesù non ci viene, vedo che Gesù non viene, alla fine è venuto e mi ha detto mezza cosa, no? E è questo un po' giocare, no? Che però non è un gioco, anche se sembra tale, che Gesù fa con l'anima di Luisa. Nel senso che, pur avendola abituata, diciamo, ad una certa costante familiarità con lei, non sempre, come dire, arriva puntuale agli appuntamenti. Sembra, da quello che si capisce dagli scritti, che le visite di Gesù avvenissero quasi regolarmente le mattine, per questo che dice sempre: questa mattina Gesù non ci veniva, questa mattina Gesù non ci veniva, ha cominciato a fare i suoi soliti indugi, eccetera, no? Quindi è evidente, l'abbiamo già meditato questo, che questo comportamento di Gesù, che non è certamente il comportamento per rimanere, diciamo così, nella familiarità dell'espressione di Luisa, non è un comportamento da, come dire, da una sorta di bambino capriccioso, no? Quindi che oggi non vuole venire, prende, non ci va e lo fa così, no? Ecco. Non è mai questo, diciamo così, l'agire divino, anche se purtroppo a volte noi esseri umani diamo l'impressione di dimenticarcelo e quando cominciamo un pochino a passare al vaglio l'agire di Dio, ci rappresentiamo di lui una sorta di idea come se fosse tale, no? Come se fosse un essere che agisce un po' a capriccio, quindi che facesse delle cose irragionevoli, ecco, quando invece
Non è mai così. Cioè, siamo noi che non comprendiamo quello che fa il nostro Signore, perché la sapienza delle sue opere va molto al di là della nostra capacità di conoscenza, quindi siamo noi meno che bimbi in confronto a Lui. Ecco, e Gesù qui anche delicatamente istruisce Luisa su questa cosa, no? Quando gli dice al termine del secondo capitolo: non ti crivellare il cervello, non funestare la pace del tuo cuore, perché, come dire, un po' superficialmente, Luisa è un po' per l'amore, un po' perché, forse adesso non vorrei mancare di rispetto ad una grande santa, ancora non era un po' pratica nelle vie dello Spirito, attribuiva queste lontananze di Gesù, dice: ma non è questo, non mi vuole più, o che non gradisce più i miei sacrifici, o che non mi vuole più come vittima, insomma. Quindi si agitava un pochino in questo modo, da quello che è dato di comprendere con una certa facilità da questi scritti, no? Anziché pensare, se Gesù fa così, sa quello che fa, e Gesù glielo dà una spia, no? Quando sei priva di me e per amore mio soffri la mia privazione, che è la pena più dolorosa per te, io mi prenderò più simpatia di prima, adesso vedremo il senso di questo termine, e ti concederò nuovi doni. Quindi, come abbiamo detto già, meditato tantissime volte, per queste anime, cioè, quando Gesù viene di dare la crocifissione, con i dolori atroci che questo comporta, che gli mette la corona di spine in testa, questo è nulla in confronto al dolore puramente spirituale causato dall'assenza della percezione sensibile di Gesù. Quindi, quando lui non ci viene, per usare un termine di Luisa, l'anima preferirebbe farsi fare a pezzi 100 miliardi di volte piuttosto che essere priva della presenza del Signore. Questo noi possiamo comprenderlo entro certi limiti, perché chi non ha la percezione di quello che Gesù è, l'uomo in questo mondo, non si rende conto, insomma, di quanto sia bello stare con Dio, a meno che, ecco, non cominci a entrare veramente nella vita profonda di preghiera, dove ne fa qualche lontanissimo, comunque pallido e assaggio, no? E quindi noi non possiamo capire una cosa di questo genere, però testimonianza concordo, insomma, continua di tutte le persone che hanno vissuto in questo stato, che è una cosa terrificante. Addirittura, quando si giunge al culmine delle esperienze mistiche, questo si trova nelle opere di Santa Teresa e di San Giovanni della Croce, cioè l'anima veramente piange tutto il giorno, perché non soltanto vuole che ritorni l'amato, ma vuole proprio essere sciolta dal corpo, perché per quello che ha visto, per quello che si rende conto di quello che è il paradiso, capisce come veramente in questo mondo niente conta niente. Ecco, e che noi siamo stati veramente creati per altro, no? E quindi rimane questo corpo con un supplizio enorme, e certamente ubbidiente alla divina volontà, che vuole che si serva il Signore in questo mondo, fino a quando appunto lui vorrà. Ora, a proposito della purezza, Gesù dice una cosa molto importante: che la purezza non è un dono naturale, ma addirittura è grazia conseguita. Attenzione, questo non vuol dire che la purezza si ottenga semplicemente con i nostri sforzi, perché è comunque un dono soprannaturale. Anzitutto non naturale, ma soprannaturale. Quindi dice anche Gesù che questa non è una cosa che viene data, come dire, all'anima a priori, ma la si consegue ed è con rendersi simpatica. Dice: che significa con rendersi simpatica? Qui il termine simpatico non è usato nel modo con cui lo siamo noi comuni mortali, no? Quindi una persona simpatica è una persona gradevole, che tiene delle buone conversazioni, che ha senso dello humor, quindi nella cui presenza si sta volentieri. Qui simpatica è intesa proprio nel senso etimologico, dal greco sium pathos, quindi sofferenza insieme, soffrire insieme, letteralmente significa, no? E quindi l'anima si rende simpatica quando soffre insieme a Gesù. Come? Ecco, con la mortificazione
e con i pativenti. Ritorna ancora il tema della mortificazione. Un'anima che non sia mortificata difficilmente può essere perfettamente pura, mentre un'anima che pratichi la mortificazione, come scrive San Paolo, castigo il mio corpo riducendolo, trattandolo duramente, riducendolo in schiavitù. Ci trovano queste testuali parole nelle sue lettere. È evidente che se tiene il controllo dei sensi, anche privandoli di cose magari necessarie, provocando loro qualche piccola disagio, scomodità o sofferenza, più difficilmente cederà, agli impulsi, ecco, delle passioni basse che portano al godimento dei piaceri e quindi di allettamenti sensibili contrari alla legge di Dio, no? Quindi tra i tanti frutti che produce la mortificazione, che abbiamo già meditato nelle meditazioni precedenti, c'è questa. Cioè, un'anima, se vuole raggiungere la purezza, deve imparare a porre un freno ai propri istinti, ai propri desideri di piacere attraverso la mortificazione. E qui di nuovo Gesù intesse una nuova lode, con una nuova apologia della mortificazione, che basterebbe questa per farci decidere a percorrere questa via certamente austera, ma lastricata di tante gemme, quale quella appunto della mortificazione, no? Dice che lui prova tale simpatia, e qui gioca su questo termine, perché stavolta è simpatia, simpatia, da impazzire per essa. Quando Gesù vede un'anima mortificata, questo è quello che sta dicendo, quasi impazzisce di gioia guardandola, e attenzione, e tutto ciò che vuole le dono. Questo è veramente un qualcosa su cui riflettere non poco, eh. Quindi, quando ci si rende conformi, diciamo così, no? All'immagine di Gesù sofferente, ecco, crocifisso per noi, quindi si assomiglia a lui nella sua, diciamo così, nel suo abbassamento, nella sua umiltà, nel suo sobbarcarsi pesi, fatiche e sofferenze per noi, e lui, come dire, ci fa un pochino assomigliare a lui, come dire, quasi facendoci dei piccoli dei, è Dio che può ottenere e fare tutto quello che vuole, noi no. Ecco, quando dice tutto ciò che vuole le dono, diciamo, in un certo senso, lei che si è resa conforme alla mia umiliazione, come dire, la rendo partecipe della mia gloria. Ecco, è una sorta di cosa del genere. E questo deve farci riflettere, ripeto, non poco, perché la mortificazione e quindi poi la purezza conseguente rende un'anima particolarmente cara al Signore e voglio al cielo, ecco, che possiamo tutti essere tali. Poi c'è questa frase misteriosa che certamente neanche io ne comprendo il significato: il tempo è giunto, il fine s'appressa, ma l'ora è incerta. Ecco. E qui Luisa non comprende se questo si riferisca ad una sua mortificazione oppure ai castighi di cui si parla, ecco, spesso, spessissimo negli scritti di Luisa. E dentro questo, diciamo, dubbio derivante dal difetto di comprensione, insino un pensiero malsano in Luisa: temo che il mio stato non fosse volontà di Dio. Ecco, viceversa, insomma, come sappiamo, tutto quello che si muoveva in quest'anima, anche per le tante, diciamo così, manifestazioni soprannaturali, era già da allora volontà di Dio, no? E dice Gesù: questo è un criterio di discernimento fondamentalissimo.
Il segno più certo per conoscere se è volontà mia uno stato, attenzione, è quando uno si sente la forza a sostenere quello stato. Allora, lo stato di Luisa, come sappiamo, diciamo in senso generale, era uno stato di donna non sposata e quindi di vergine consacrata, anche se molto sui generis, perché Luisa non è entrata in nessun istituto religioso, quindi è rimasta come molte sante donne che hanno avuto un'esperienza non dissimile da lei. Penso per esempio alla beata Alessandrina Maria d'Agosta, insomma, che tra l'altro per un certo periodo è stata contemporanea di Luisa. Quindi può succedere che quando il Signore chiama un'anima ad una grande condivisione con le sue sofferenze, proprio ad uno stato di vittima immolata, non la fa entrare in un convento, in un monastero, per un motivo molto semplice, no? Che in un convento, in un monastero, insomma, per una situazione di questo genere, insomma, complicherebbe non poco la vita ad una comunità religiosa. Viceversa, quindi stando nella riservatezza di una vita nascosta, domestica, ah, ci sono maggiori libertà, possibilità, insomma, di azioni, senza appunto andare a sconvolgere gli equilibri di una vita comunitaria, no? E al tempo stesso però realizzando da parte di Gesù i progetti che ha su queste anime del tutto peculiari. Ecco perché se le tiene per sé in questo modo un pochino particolare, no? Ed ecco perché noi certamente la Santa Madre Chiesa e gli stati di vita nella Chiesa sono tutti quanti bellissimi, no? Ecco, però non sempre, come dire, ciò che in qualche modo è istituzionalizzato corrisponde esattamente a quello che Gesù vuole per noi. D'accordo? In realtà lo stato di Luisa è stato, come dire, la prima forma storicamente che si è verificata di forma di vita consacrata istituzionalizzata, no? Perché ai tempi San Paolo già nelle sue lettere ci parla delle vergini e delle vedove e presto nacque nella Chiesa l'Ordo Virginum, no? Et Viduarum, cioè semplicemente un catalogo dove il vescovo iscriveva le giovani fanciulle vergini che volevano, rinunciando al matrimonio per amore di Gesù, essere quelle che oggi chiamiamo le spose di Gesù e dedicarsi alla preghiera, alla penitenza e alle opere di misericordia. E stessa cosa succedeva con coloro che erano state nel matrimonio e che poi avevano perso il marito per causa della morte di lui, no? Quindi ha un fondamento, tra l'altro l'Ordo Virginum, adesso questa è una meditazione, non una catechesi, è stato restituito adesso nella Chiesa, per cui è diventato, per chi lo desiderasse, anche una forma di vita ecclesiale istituzionalizzata, diciamo così, no? Però, ripeto, a volte bisogna avere questa grande flessibilità quando soprattutto si cerca di trovare la propria collocazione nella Chiesa. Ecco, e all'interno anche della volontà di Dio. Ricordando, anche questo ci ha ricordato la Chiesa, che la dignità fondamentale di ogni cristiano è quello di essere un Christi fideles, quindi un battezzato. Diciamo che alla grande dignità dell'essere battezzati, non sempre, come dire, è necessario aggiungere l'ulteriore bellezza e grandezza di un sacramento, quale può essere il matrimonio, l'ordine sacro, di un sacramentale, quale può essere una consacrazione religiosa in un istituto, un monastero, insomma, che ha il suo riconoscimento all'interno della vita della Chiesa, no? Non sempre, ecco, quindi occorre essere flessibili. Ora, però Gesù qui dà un criterio di discernimento proprio circa gli stati di vita, quando uno si sente la forza a sostenere quello stato. Questo criterio in realtà ha radici lontanissime, bibliche, ecco, la prima lettera ai Corinzi di San Paolo. Quando San Paolo, come tutte quante le anime consacrate, qui lo dico tra il serio e il faceto, ma è così,
nel capitolo settimo della prima lettera ai Corinzi, San Paolo, diciamo, statuisce, afferma esplicitamente l'oggettiva eccellenza della verginità sul matrimonio. Quindi chi rinuncia al matrimonio per amore di Cristo e per seguire e servire Lui, da un punto di vista oggettivo, imitando lo stile di vita di Gesù e della Madonna, fa una cosa migliore. Ecco, attenzione, da un punto di vista oggettivo, e questo è stato ribadito evidentemente anche dai documenti del Concilio Vaticano II, la Lumen Gentium in particolare, e questo deve essere, come dire, idea condivisa da parte dei fedeli, anche da parte di chi vive nel matrimonio, senza che questo significhi in nessun modo sminuire l'altezza e la bellezza di quest'ultima vocazione. Quindi, questo è vero da un punto di vista oggettivo, solo che non tutti sono chiamati a questo stato. Allora, San Paolo stesso dice nella prima lettera ai Corinzi, certamente con un linguaggio un po' arcaico, cioè, adatto anche a quel contesto, dice: guardate, se una persona ce la fa a rinunciare al matrimonio, è meglio che resti così, ma se non ce la fa, si sposi. Ecco quello che dice Gesù: il segno più certo per conoscere se è volontà di mia uno stato è quando uno si sente la forza a sostenere quello stato. Perché certamente per vivere solo di Gesù e per Gesù ci vogliono delle grazie particolari. Se una persona non ce la fa, non vuol dire che è cattivo, vuol dire che non è quella la sua vocazione. Quindi può significare questo. Quindi Gesù gli dice: stai tranquilla, come stai? Tu ce la fai a vivere quello che stai vivendo? Già con tutte quante le cose che lui sapeva, sì, e allora stai serena, perché se hai le grazie necessarie per poterlo fare, pur essendo una cosa molto impegnativa quello che ti chiedo, stai nella mia volontà. Se una persona non ce la facesse, non ne sente la forza, oppure sta sempre triste, angosciato, arrabbiato, cose di questo genere, non sta facendo certamente la volontà di Dio, no? Questo, per esempio, è un criterio di discernimento fondamentale con cui i percorsi, per esempio, dei seminaristi o dei giovani che si accostano a un istituto di vita consacrata, viene sottoposto ad un primo fondamentale discernimento, perché se uno entra in monastero o in convento, è stata la mattina e la sera triste, con muso lungo o agitato, ma deve andare a casa, deve andare. Perché se stai nella divina volontà, stai nella pace e nella gioia. Cioè, pur con tutti i sacrifici che comporta un certo stato di vita, stai sereno, stai tranquillo. Stai felice. Stessa cosa vale per un candidato all'ordine sacro, no? Tu non puoi stare lì col muso, oppure sta a pensare alla famiglia, oppure a quanto sarebbe bello averci la fidanzata, o cose di questo genere. Tutte quante cose lecite, ma se appunto ti ricorrono in continuazione nella mente e si verifica che non sono tentazioni, ma è altro, devi andare a casa. Quindi la forza per sostenere un certo stato. Attenzione, questa è la stessa cosa che vale per il sacramento del matrimonio, perché qui adesso col fatto che il sacramento del matrimonio sia quello che accade quasi sempre, molte volte ci si accosta a cuor leggero, ma anche i fidanzati devono fare un discernimento serio, perché chi l'ha detto che tu sei chiamata al matrimonio? Cioè, il matrimonio è una vocazione che comporta delle rinunce, dei sacrifici grossi, cioè tu. Numero uno, metti la tua vita incondizionatamente a disposizione e a servizio dell'altro. Attenzione, ti sottolineo incondizionatamente, perché nel consenso matrimoniale uno non dice: io ti sarò fedele se mi sarai fedele, io ti rispetterò se mi rispetterai, ti amerò se mi amerai, ti onorerò se mi onorerai. Dice: io prometto di essere fedele sempre e di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita. Quindi è una promessa unilaterale. È chiaro che il matrimonio nasce dal consenso, come spiegano i canonisti, cioè dalla formulazione di queste due promesse unilaterali che si incrociano, ma la promessa è unilaterale. È già, come dire, legare la propria vita per una vita al servizio incondizionato del prossimo, è una cosa grossa, non è una cosa che si può fare a cuor leggero. Poi ce ne sta un'altra, d'accordo? Accogliere i figli che Dio vuole donare, attenzione a non quelli che vuoi. Ci vuole tanta fede per questo qui, perché
per affidarsi nelle mani del Signore senza prendere precauzioni, senza stare a fare questo, questo, questo e quell'altro, cosa che costituisce la perfezione di come si risponde a questa chiamata. Certamente poi sappiamo che la Chiesa, venendo in soccorso dell'umana debolezza, su questa non è una catechesi, consente l'uso di alcuni mezzi leciti per, eccetera, eccetera, no? Però in ogni caso accogliere la vita, educare la vita, spendersi a servizio di altre vite con tutti quanti i sacrifici che questo comporta, è un altro sacrificio. Tu hai la forza per sostenerlo, questo qui, ti senti di essere pronto a farlo, perché è certo che molti si accostano al sacramento del matrimonio con molta superficialità e altri, proprio perché non vogliono assumere responsabilità serie che dipendono dall'impegnatività di questo sacramento, optano per altre vie, che adesso a prescindere dalla loro qualificazione evidentemente non buona da un punto di vista morale, sono però proprio espressione di questa volontà o di non impegnarsi, come nel caso delle libere convivenze, o di impegnarsi soltanto davanti agli uomini, come nel caso del matrimonio civile, perché si semplificano eventuali procedure di disfacimento di questo legame contratto. Ecco, quindi Gesù dice la stessa cosa nel Vangelo e concludo, no? Guarda, sta attento, il sentire la forza sostiene quello Stato. Se tu esci in guerra e c'hai 10.000 uomini e tieni incontro uno di 30.000 uomini, tu ti devi mettere seduto e devi vedere, posso vincere la guerra con questo esercito? E se no è inutile che te metti a combatterla. Oppure quello che vuole costruire una torre, ecco, si deve sedere, mettere a tavolino e vedere se c'è i soldi per farlo, quella torre, se gli bastano i soldi, e non fermarsi a metà lavoro, no? Ecco, quindi questo vale in tutto, nella nostra vita interiore, nella nostra vita di preghiera, ma fino a che punto devo impegnarmi io desidero tanto santificarmi con la preghiera, quanto prego ogni giorno, ecco, tanto quanto ce la fai, ecco. Perché se uno si sovraccarica e comincia ad avvertire il peso di tutto questo, non è volontà di Dio quella lì. Quindi, aiutato dal direttore spirituale, uno capirà che probabilmente deve allentare qualcosa. Stessa cosa vale per la mortificazione, la stessa cosa vale per le opere di misericordia. È un criterio generale. Quindi, avere le forze per sostenere quello stato, e le grazie necessarie, e il fatto che questo si manifesta in una sostanziale, come dire, serenità, gioia e pace d'anima. Quando queste cose concorrono, si può pensare di essere nella volontà di Dio, si può pensare ragionevolmente, quindi non dico giungere a un grado di certezza morale, ma quasi. Quando queste cose non ci sono, bisogna fare un serio discernimento, perché non è detto che, pur essendo buono quello che stiamo in se stesso facendo, sia però ciò che Dio vuole da me. Ecco, capite? Quindi, chiudendo, il fatto che la verginità sia uno stato oggettivamente più eccellente non significa che debba essere scelto da tutti, perché per alcuni certamente non sarà lo stato soggettivamente più eccellente, perché non sono chiamati a quello. O Vergine purissima e santissima, che sei la regina delle vergini, ecco. E nel dono della purezza c'è anche molto della tua intercessione e potenza efficace, insomma, nel ottenere a coloro che te lo chiedono con fede il dono della purezza, ecco, che è alimentata dalla mortificazione e custodita nella mortificazione. Per cui ti preghiamo sempre di venire in soccorso
delle anime, specialmente in questi tempi in cui l'impurità dilaga e che grazie certamente alla tua intercessione potranno riscoprire la bellezza e il valore di questa aurea virtù e l'urgenza di viverla. Ecco, anche per te quel criterio che Gesù ha enunciato è stato fondamentale per comprendere tutto quello a cui le varie situazioni e vicissitudini della tua vita terrena che ti hanno visto impegnata praticamente in tutti gli stati di vita, avendo sempre dal Signore la grazia e la forza per poter vivere quando eri in monastero come una piccola monaca, quando eri in famiglia come una sposa o una mamma, quando eri vedova come tale, quando poi rimanesti senza la presenza visibile del tuo Gesù, davvero come madre e maestra della Chiesa, ecco, oltre che di nuovo fondamentalmente ritirata a sostenere la Chiesa nascente con la tua preghiera. Aiuta tutti coloro che stanno cercando il loro posto nella Chiesa a discernere bene e a perseverare fino alla fine nello stato desiderato dal Signore a coloro che hanno avuto la grazia di abbracciarlo e di cominciare a viverlo. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti. Ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.